proseguono gli impegni del fumettista e illustratore aquilano Romolo Bultrini, che il 5 dicembre a Spazio Rimediato esporrà le sue opere in occasione di un concerto. Bultrini, tra le altre cose, ha curato anche le illustrazioni del libro del giornalista aquilano Fabio Iuliano. Fabio Iuliano mi ha chiamato per poter esporre delle opere attinenti a quella serata. Il tutto parlerà di una piccola città comune. Non è l'unica collaborazione con il giornalista Fabio Iuliano, perché lei ha curato anche le illustrazioni del suo libro. Sì, ho fatto le vignette appunto fumettate del libro suo, Lidium 48, e di 20 vignette totale, a livello però diciamo online, non fumetto scritto e stampato. Ci sono anche altre collaborazioni con un giornalista Rai, ha fatto alcuni ritratti, alcune illustrazioni, e anche con Camera Caffè. Sì, con Camera Caffè sto facendo appunto delle vignette e le esporranno pure loro a breve tempo, e in più anche con Cristian Faro delle vignette attinenti alla sua personalità, le sue, quando lui appunto esercita su Rai 3 come giornalista e quant'altro. C'è anche un'altra collaborazione a livello nazionale con un'associazione di Firenze, di che cosa si tratta? Sì, l'associazione è della riserva degli indiani del Sud Dakota, dei Lakota proprio esattamente, e quello sarà invece un fumetto di 300 vignette che uscirà penso sicuramente a fine febbraio, e con tutta l'esposizione americana del Dakota e posti vicini. Bultrini si sta facendo conoscere anche a livello nazionale, con i ritratti al giornalista Rai Cristian Faro, con la collaborazione con Camera Caffè di Mediaset e con i fumetti che cura per l'Associazione di Firenze, che si occupa della salvaguardia delle riserve del Sud Dakota.